battaglia di un giornale, s'intitola così l'ultimo editoriale firmato sulla stampa di Massimo Giannini, c'è oggi la celebrazione del quotidiano torinese. Nel pezzo, l'ormai ex direttore parla dei momenti chiave che si è trovato ad affrontare nei tre anni e mezzo della durazione, dalla pandemia al movimento Novax, fino alla sporca guerra di Putin, che ha riportato l'ore in Occidente. Ma non è tutto. Perché la battaglia più importante? Secondo quanto lascia intendere Giannini, e quella che il quotidiano avrebbe condotto contro la destra, poi, in Italia, è arrivata Giorgia Meloni, e il paese ha vissuto un netto cambio di fase, di clima, di prospettiva. Di fronte all'onda nera, come stata definita di politologi dopo il voto del 25 settembre 2022, abbiamo esercitato il nostro giudizio critico, a tratti anche aspro, ogni volta che il nuovo governo e la nuova classe dirigente hanno diffuso proclami overato misure in nostro parere in aperto contrasto con la radice e il matrice culturale in cui questo giornale ha sempre creduto. La libertà e la uguaglianza, la solidarietà e la tutela dei principi fondamentali, i diritti sociali e quelli civili. In una parola, la nostra Costituzione repubblicana, di troppo tempo inattuata ma oggi spesso disattesa, contraddetta o aderita o violata. Giannini, insomma, non riesce a non dedicare anche il suo commiato alla Meloni e al presunto pericolo che la nostra democrazia starebbe correndo proprio a causa dell'attuale governo di centrodestra. Quella dell'ex direttore della stampa potrebbe essere definita, come scrivusio meu sul secolo di Italia, una vera e propria ossessione. Nel suo editoriale, sempre a proposito del governo, Giannini ha poi scritto, abbiamo sempre riconosciuto che la sorella d'Italia dash come si siamo abituati a chiamarla, con tutto il rispetto ha stravinto la elezione dello scorso anno, è stata scelta e votata dai cittadini italiani, e dunque rappresenta il governo legittimo del paese. Ma proprio in virtù di questa consapevolezza di fronte a questa nuova destra al potere abbiamo cercato di solcitare il superamento delle rimozioni storiche, dei ritardi culturali, dei rigurgiti ideologici, del forzature normative. L'abbiamo fatto perché crediamo che questa Italia, come ieri aveva un disperato bisogno di una sinistra normale e moderna, democratica e non più comunista, oggi abbia ugualmente bisogno di una destra altrettanto normale e moderna. Cioè repubblicana e antifascista, europeista e non sovranista.